provare a raccontare anche quanto l'Europa è importante per fare politiche utili ai cittadini sui territori. È lì, nella sede europea, che si decidono alcune delle questioni centrali che servono alle politiche di sviluppo, dalla politica agricola comune alle politiche ambientali e dell'energia, alla competitività e agli strumenti per la competitività delle piccole e medie imprese industriali, artigianali, che compongono il nostro tessuto anche produttivo ed occupazionale. È lì in Europa che si decidono alcune misure che attengono alle politiche sociali, a come costruire politiche per il lavoro, politiche per l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, per il superamento del precariato, per la formazione professionale, per l'assistenza agli anziani. L'Europa che abbiamo in mente è un'Europa molto più concreta, è un'Europa che è parte delle politiche locali di sviluppo, regionali o locali. Questo è l'impegno che mi sento di prendere, l'impegno che so che potrei anche mantenere una volta eletta, perché chi ha fatto l'amministratore locale, lo ha detto già chi mi ha preceduto, sa bene che di fronte non ha la platea dei talk show televisivi, ma di fronte la platea dei cittadini in carne ed ossa. Guardando il paesaggio qui, gli oliveti e la presenza dell'olivo e la battaglia che abbiamo fatto da italiani per dire che nei prodotti e nella vendita dell'olio d'olivo bisogna indicare nell'etichetta d'origine il luogo di produzione delle olive. Dico questo perché anche quando parliamo di alcuni temi che appaiono così lontani e distanti, in realtà noi costruiamo anche un pezzettino della politica di sviluppo locale e degli strumenti che sono anche risorse finanziarie, come ovvio, che sono politiche vere e proprie di integrazione, che sono modelli anche di sviluppo. Oggi noi parliamo di un'Europa non solo guardando a questo passato, ma convintamente, diciamo, sempre più convintamente, come lo strumento che può servire ai nostri territori e allo sviluppo locale. Abbiamo cominciato negli anni 80 con quelli che una volta si chiamavano i programmi integrati mediterranei, siamo passati ai fondi strutturali degli anni 90, oggi gestiamo un pezzo di questa programmazione europea con le tante risorse che messe a leva fanno da moltiplicatore. Perché accanto a quell'euro che viene dall'Unione Europea c'è un euro che viene dal governo nazionale, c'è un euro che viene dalla regione, c'è un altro euro che viene messo o attivato o dal pubblico o dal privato, che è il destinatario finale del progetto e dell'intervento. Hey Byron.